Chiuso il cantiere, inaugurato oggi a Firenze il nuovo ingresso dell'ospedale di Santa Maria Nuova. Era il febbraio del 2003, quando fu emessa l'ordinanza di occupazione del suolo pubblico per aprire il cantiere per avviare i complessi lavori di ristrutturazione dell'ospedale di Santa Maria Nuova. Sotto gli affreschi è stato inaugurato il nuovo ingresso dell'ospedale, dal quale si raggiungono i reparti, ma si accede anche a una parte del percorso museale progettato per offrire a tutti le oltre 700 opere d'arte che nel corso dei secoli sono state raccolte nell'ospedale. È un momento storico di grandissimo valore, non solo per la salute dei cittadini, ma anche per il restituire alla comunità fiorentina un bene di assoluto significato artistico veramente unico al mondo. 726 anni appena fatti il 23 di giugno scorso, forse l'ospedale più antico sempre in esercizio, e noi lo abbiamo rimesso nel suo antico splendore sia da un punto di vista architettonico ma soprattutto tecnologico. Un lavoro importantissimo, un ospedale glorioso che dà onore a questa città, e abbiamo restituito un pezzo di città ai cittadini, tutto restaurato, di grandissimo pregio architettonico e di grandissimo pregio sanitario, perché nel frattempo non abbiamo solo restaurato la parte storica, ma abbiamo fatto anche un enorme lavoro sanitario.